Ciao a tutti, il motivo che vi presento oggi è questo bellissimo motivo, eh, semplicissimo da fare su una base di maglia legaccio eh, e poi ha questi trafori eh, che si alternano. Allora, eh, il motivo sul davanti si presenta in questo modo. In questo caso io ho fatto due motivi e vi ho lasciato un marca punti qua per farvi vedere. Quindi abbiamo un motivo e un altro motivo. È formato praticamente da 22 maglie. Ho montato altre 22 maglie più le 4 di vivagno che vanno a formare ovviamente il bordo. Il rovescio del lavoro si presenta in questo modo. E andiamo a lavorare i ferri semplicemente come si presentano le maglie. Quindi dove troviamo il diritto andiamo a fare il diritto, dove troviamo il rovescio andiamo a fare il rovescio. Eh, abbiamo bisogno di un ferro ausiliare dove eh, mettere in sospeso eh, le maglie per formare questi incroci, come vedete. E li utilizzeremo una sola volta, dopodiché proseguiamo a dritto senza eh, ovviamente il eh, ferro ausiliario. Andiamo adesso a vedere come si lavora. Allora io ho montato sul ferro esattamente 22 maglie più 22 maglie, quindi andiamo a fare, cioè, ho fatto due motivi, noi ne faremo uno solo insieme. E in altezza appunto e 20 ferri quindi iniziamo con il primo ferro vado a fare il vivagno vi lascio qui sopra il link che vi riporta al vivagno e vado a fare 11 rovesci 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10 e 11. Sposto 4 maglie sul ferro ausiliare, quindi 1, 2, 3 e 4 dietro il lavoro. Vado a fare un diritto, riprendo le maglie del ferro ausiliario e le sposto sul ferro di sinistra. E le lavoro a diritto, quindi vado a fare quattro diritti 3 e 4. Un diritto prendo il ferro ausiliario, sposto una maglia questa volta sul davanti del lavoro, lavoro quattro diritti 3 e 4, riprendo il la maglia del ferro osiliare la sposto sul ferro di sinistra e la lavoro a diritto vado a ripetere questo motivo secondo ferro vado a fare il vivagno che ovviamente è a rovescio sul rovescio del lavoro 11 rovesci quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e 11 e 11 diritti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e 11 naturalmente andiamo praticamente a lavorare le maglie come si presentano quindi dove c'è il rovescio si fa il rovescio, dove c'è il diritto si fa il diritto. Terzo ferro. Vado a fare il vivagno. 11 rovesci, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e 11. Tre diritti. 1 2 e 3. Due maglie insieme a diritto. Un gettato, un diritto, un gettato. Una diminuzione semplice, quindi passo una maglia sul ferro di destra senza lavorare, lavoro la seconda maglia a diritto, a cavallo la prima sopra la seconda. Tre diritti. 1, 2 e 3. Quarto ferro, andiamo a fare le maglie come si presentano, quindi dove c'è rovescio andiamo a fare il rovescio, dove c'è il diritto andiamo a fare il diritto. Quinto ferro, vado a fare il vivagno. 11 rovesci. 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 9 10 e 11. Due diritti due maglie insieme a diritto un gettato tre diritti, 1 2 e 3. Un gettato, una diminuzione semplice. E due diritti uno e due sesto ferro come si presentano le maglie settimo ferro vado a fare il vivagno 11 rovesci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e 11 un diritto, due maglie insieme a diritto, un gettato, 5 diritti, 1, 2, 3, 4 e 5. Un gettato, una diminuzione semplice e un diritto ottavo ferro come si presentano le maglie. Non ho ferro, vado a fare il vivagno. 11 rovesci. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e 11. Due maglie insieme a diritto. Un gettato, sette diritti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Un gettato e una diminuzione semplice. Decimo ferro, come si presentano le maglie? Undicesimo ferro, vado a fare il vivagno. Sposto sul ferro ausiliario, 4 maglie una, due, tre e quattro. Dietro il lavoro, vado a lavorare un diritto. Riprendo le maglie, le sposto sul ferro di sinistra, e le lavoro a diritto: quindi una, 2 3 e 4 Un diritto sposto una maglia sul ferro ausiliario davanti al lavoro 4 diritti, 1 2 3 e 4 Riprendo la maglia del ferro ausiliario la sposto sul ferro di sinistra e la lavoro a diritto 11 rovesci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e 11 dodicesimo ferro come si presentano le maglie

7 8 9 10 e 11 tredicesimo ferro vado a fare il vivagno 3 diritti 1 2 3 2 maglie insieme a diritto un gettato un diritto un gettato una diminuzione semplice tre diritti e 11 rovesci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e 11 14° ferro come si presentano le maglie. 15° ferro. Vado a fare il vivagno. Due diritti due maglie insieme a diritto un gettato, tre diritti, 1 2 e 3. Un gettato, una diminuzione semplice. Due diritti

2 maglie insieme a diritto, un gettato, 5 diritti, 1, 2, 3, 4 e 5. Un gettato, una diminuzione semplice, un diritto e 11 rovesci. diciottesimo ferro come si presentano le maglie diciannovesimo ferro vado a fare il vivagno due maglie insieme a diritto un gettato 7 diritti 1 2 3 4 5 6 e 7 un gettato una diminuzione semplice 11 rovesci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e 11 19° ferro come si presentano le maglie. Allora, come potete vedere, il video è praticamente terminato perché il motivo è terminato e eh, per ripeterlo dovete eh, ripetere, appunto, i ferri dal numero 1 al numero 20. Eh, vi ricordo che sotto al video vi lascio il motivo per iscritto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.